Ciao, io sono Roberta e benvenuti in questo video. Oggi vi porto un video un po' diverso che si discosta leggermente dai miei soliti contenuti, anche se in realtà non più di tanto perché sempre di letteratura parliamo di Franz Kafka, ma del Franz Kafka videogame. Io non sono una gamer, niente di tutto questo, però ogni tanto mi piace anche giocare ad alcuni videogiochi. Ho giocato ad esempio a La Volpe e la Bambina, un gioco veramente bellissimo, o anche a Heavy Rain. Anche lì si trattava di risolvere degli enigmi, perché questo videogioco è un gioco di enigmi da risolvere. Si basa sulla figura di Franz Kafka e sulle sue opere e tutte le atmosfere che questo scrittore solito proporre attraverso le sue opere, e ci sono anche alcuni rimandi biografici alla vita di Kafka, il rapporto con il padre, con la donna amata. Sappiamo che i protagonisti delle sue opere affrontano spesso delle situazioni psicologiche complesse, ma anche fisiche. Lo vediamo nella Metamorfosi, una delle sue più celebri opere, in cui il protagonista si trasforma in insetto. Conflittualità familiari, insomma, sono personaggi abbastanza complessi, enigmatici, e Kafka fa sempre percepire questa angoscia di fronte all'esistenza. Il protagonista è appunto Kay, che è uno psicoterapeuta che deve risolvere degli enigmi, deve risolvere delle questioni conflittuali, insomma, che vivono i suoi pazienti, ma che poi tutto questo porterà anche a dover risolvere anche delle sue conflittualità, dei suoi enigmi. Diventeremo anche dei detective scarafaggi, e quindi mi sono molto divertita. Io sto registrando questa intro dopo averci giocato, e fatemi sapere se questa idea vi piace, è un qualcosa di molto diverso. E niente, quindi io vi lascio al gioco. Ok, Franz Kafka. Allora, io già ho impostato la lingua. Ci sono tantissime lingue, fortunatamente c'è anche l'italiano. E poi mi ero fermata qui per non spoilerarmi nulla. Ok, The Franz Kafka Videogame. Allora, c'è un gattino. Diversi giorni fa uno straniero è arrivato in città. Ha preso in affitto un appartamento sopra la macelleria. Lo straniero si chiama Kay ed è uno psicoterapeuta specializzato nel trattamento delle fobie e della depressione. Anche lui non mi sembra stare benissimo da questa foto. Si è allontanato dal suo amore, Felice. I genitori della giovane non approvano la sua scelta, dato che Kay non è ricco e non può nemmeno offrirle un matrimonio decoroso. Ok, devo dire che sia la grafica che le musichette soprattutto, e mi piacciono tantissimo, secondo me sono super azzeccate per creare una sorta di atmosfera di enigma. Ok, atto 1, un medico di campagna. Boemia 1924, che sono belli anche i disegni, sono veramente belli. Mi piace molto questo stile. Ok, quindi qui abbiamo Kay. E qualcuno bussa alla porta. Ok, clicchiamo. Oh, ma che bella signora. Dottore, sono disperata, sono tormentata dagli incubi da quando ero bambina. Non so cosa fare, lei è la mia ultima speranza. Non si preoccupi, io uso la più avanzata tecnica di trattamento, l'ipnosi. Non verrà più tormentata dagli incubi. Ok, clicchiamo il pendolo. Sipario. C'è una bimba. C'è Kay. Le immagini nelle menti dei pazienti assumono forme bizzarre, ma questo non dovrebbe distrarmi.
Quindi lui può essere sia entrato dentro la mente della paziente. Questa sarà la paziente da bambina. Allora, vediamo. Mi scusi, signore, ha visto il mio coniglio? È scappato via e si è nascosto in questo luogo tetro. Quindi la bimba sta cercando un coniglio. Ho paura di stare qui, no, ma ho molta più paura dei miei genitori. Mi puniranno se non lo trovo. Ok, quindi c'è un problema con i genitori. E adesso quindi dobbiamo trovare il coniglio. Vediamo nella scatola. E lui? Mi sembra troppo facile. E infatti. Errare humanum est. Ma quindi abbiamo sbagliato, e qui, fin qui l'abbiamo capito, dobbiamo riprovare. Allora, vediamo di cliccare qualcosa. Se clicco lui, ah, fa qualche passetto, no? Qui abbiamo detto che non c'è nulla. Allora, dobbiamo trovarlo da qualche parte, sarà qui. Sarà qui nel buio, sarà qui. Ok, in realtà no, non sto capendo. Allora, se io clicco la lampada che ha in mano la bimba, si spegne tutto. Ok, quindi devo concentrarmi sulle cose che possono muoversi, quindi possono cambiare posizione. Intanto qui c'è un simbolo dell'infinito, potrebbe voler significare qualcosa. Ok, io clicco così a caso perché non. Ok, questo scende, questo non si muove. Io non vedo niente però. Mamma mia. Allora, è un enigma da risolvere, dobbiamo stare attenti. Allora, se io spengo la luce, io non vedo nessun coniglio, ok? Non vedo nessun coniglio. In questa porticina non ci posso andare. Facendo spegni e accendi mi sento un po' in discoteca. Allora, le cose si muovono solo con la luce accesa. Quindi, vediamo. Aspetta, 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 aspettami. Queste di qui potrebbero essere le orecchie di un. Ok, appunto, io avevo inquadrato un po' le orecchie, però geniale, quindi non dovevamo cercare un coniglio vero e proprio, ma l'immagine di un coniglio. Ok, allora, ecco, la causa dei suoi problemi risiede nelle esperienze traumatiche dell'infanzia, ma ora andrà tutto bene. Ok, grazie dottore, non sa quanto le sono grata, arrivederci. Ok, quindi tutto risolto, la signora sta meglio, meno male, e la signora va via. Ok. Oh, che bellino, un cagnolino. Gioia, anche il cagnolino. E questo cosa sarebbe? Ok, un altro enigma da risolvere. Perfetto. Allora. Ok, allora, a me sembra qui una sorta di QR code. Allora, avendo avuto l'esperienza della scorsa prova, cerco di capire che cosa si co cosa posso muovere e cosa invece non posso muovere. Allora, quindi soltanto queste parti in verticale. Le posso possono essere spostate perché in orizzontale non si muove niente. Allora, cerco di analizzare il tutto. Allora, mi sembra una sorta di QR code e abbiamo detto che solamente queste strisce qui possono si possono muovere, quindi possono fungere da supporto al nostro enigma. E poi ci sono questi
segni qui che non ho idea di cosa vogliono dirmi. Allora, io cerco di ricomporre prima di tutto il QR code. Allora, qui mi sembra che siamo partiti nel giusto modo qua. Sto cercando di ricomporre, insomma, questi quadrati. Ok, no, allora abbandono questa strada, non mi sembra corretta. Allora, andiamo in orizzontale, vediamo in orizzontale cosa accade. In orizzontale abbiamo questi due segni. Allora, così, se io posiziono questa parte così, qui abbiamo, si congiunge, qui si congiunge. Qua abbiamo, qua si congiunge pure. E qua si congiunge pure, ma vediamo. Ok, qui abbiamo un'altra possibile congiunzione. Potrei forse creare una sorta di stradina che da qui mi porta qui. Ok. Così potrebbe essere. No, perché qua non abbiamo alcun tipo di unione. Qui sì, però. Ok. Però qui manca un pezzo. Così. L'abbiamo fatta finalmente. Ok. Sembra un invito, non ne sono certo, ma credo valga la pena conoscere l'autore di questa lettera misteriosa. Direi. Vediamo cosa accade. Ok, quindi c'è una sorta di mappa anche qui. C'è il cane e c'è pure lui. Se ho capito bene, e ho capito bene, io no, il luogo dell'incontro era segnato nella lettera. Sì, quindi siamo partiti da qui, dobbiamo partire da qui, dobbiamo arrivare qui, come ci diceva la lettera. Ma attraverso che cosa? Non rimane che andarci. Vacci tu, io no. Ok, un dado. Quindi dobbiamo giocare, dobbiamo avanzare 5. Ok, quindi in base al numero lui prosegue. Se dobbiamo tirare solo il dado mi sembra molto semplice, ci deve essere qualcosa sotto, mi sa. Ecco, punto. Una carrozza ha bloccato la strada, devo trovare un modo per passare, quindi la carrozza sarebbe questa. Ma come sempre clicchiamo tutto per capire se c'è, se qualcosa si muove. Ok, quindi queste sono pedine, ovviamente, che riescono a muoversi. No, loro non si muovono perché la P, la E, la U, la S, R-U-S-H. Mi sembra sempre super complicato e adesso dobbiamo trovare un modo per spostare la carrozza. E la carrozza come la spostiamo? I dadi non ci sono, no? Perché lui non può passare. Brush! Pennello! Oh, ok! Ah, il pennello forse spa... Ah no, non spazza via la carrozza.
cos'è questa cosa? Vabbè, tiriamo il dado. 5. Ah, è una stradina alternativa per poter passare. Ok, riproviamo. 2. Ok. Di nuovo. 6. Dai, che stiamo arrivando. E che cos'è questo dado? Vabbè, io lo tiro. Caffè. Buona idea, una bella pausa al caffè qui vicino. Ok, quindi andiamo al caffè? No, ce lo portano, ce lo piazzano sulla strada, un caffè gigantesco. Vabbè, io tiro sempre il dado. No, no, non vado di fretta. Un altro caffè, per favore. No. Ancora. 5. No, no, non vado di fretta. Un altro caffè, per favore. Ancora. E quindi? Beh, riproviamo. Magari ha bisogno di un numero più basso. Sempre 5. Allora, non è la strada giusta da seguire. Allora, vediamo come abbiamo fatto prima, proviamo a cliccare un po' ovunque per capire se cade qualcosa, se si sposta qualcosa. Il problema è che si muove tutto, la carrozza rimane qui, il canetto rimane qui. Ok. E che devo fare? Allora, proviamo a lasciare. No, non rimane così però là. Se io. No, 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 no. Ehi, cosa c'è nella mia tazza? Ma. Sembra sia rimasto seduto qui troppo a lungo. Ora di andare. Non sto capendo niente. E cosa abbiamo concluso? Di nuovo il dado? 4. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta? Dimmi di sì, ce l'abbiamo fatta, ok. Allora, è un gioco abbastanza difficile, molto molto carino. Però gli enigmi non sono per niente facili. Ok, quindi il canetto rimane insieme a noi. E ora non c'è nessuno qui, sembra che mi sia sbagliato. Caro mio, ci sarà qualche altro enigma da scoprire. Sicuramente qua ci sono delle colombine che abbiamo. Buongiorno, ma così. Le chiedo scusa per averle mandato un invito così insolito, ma io faccio parte di una storia del tutto diversa, quindi ho evitato le luci della ribalta. Ho voluto questo incontro perché mi è stato richiesto di informarla che è stato invitato a lavorare a Caslock Corp. Ok, in America, perfetto, partiamo. Un attimo, non capisco di cosa stia parlando, cosa significa tutto questo? Questa è la prima volta che sento parlare di Caslock. La società è al corrente dei problemi finanziari che affliggono lei e la sua promessa sposa. Ah, perfetto, i cavoli miei. Caslock Corp sarà la soluzione a tutti i vostri problemi. Tutto questo è davvero ridicolo e meglio che me ne vada. Arrivederci. Cioè, beh, guarda, io mi faccio la mia vita. Non si preoccupi, è stato già deciso tutto per lei. Non può rifiutare, ma queste minacce. Ah, vabbè, ok. Il cagnolino rimane sempre lì, Gioia, non sa che fare. Perfetto, un altro sipario con delle spade. Qui c'è un mostriciattolo e qui c'è Kay. Come sono arrivato qui? Non lo so, ho una strana sensazione, come se fossi ipnotizzato. Devo risolvere i problemi del mio inconscio se voglio svegliarmi. Giusta scelta. E il problema è che cosa dobbiamo fare ora? Ok. Questo strano cannone meccanico è scarico. Devo trovare le munizioni. Ok, allora dobbiamo trovare queste munizioni. Ok, quindi l'unica cosa che in questo palcoscenico si muove
sono queste cosine qui. Allora, proviamo prima a trovare tutte le figure uguali, quindi proviamo prima quelle rotonde. Niente da fare. Ok, sì, ho capito, ma sarà difficile trovarle. Quadrate, quadrate. Neanche. Neanche, ok. Mi sa che non è la strada giusta. Le X no, non le abbiamo provate perché qui ci sono delle X. Potrebbe essere un indizio. Neanche. Proviamo a questo punto a caso. Magari azzecchiamo. No. E beh. Dai, proviamo un'altra volta, io nel frattempo continuo e vi taglierò magari le varie parti in cui provo sbagliando, sperando di giungere alla conclusione. Ok, dai, l'ultima possibilità, vediamo. Io volevo provare riferendomi alle immagini, ai segni che vedo, insomma, sullo sfondo. Quindi c'è questo mostro che ha questi triangoli. Quindi queste spine, queste X, quindi triangolo, X, vediamo, solo che è un mio personale ordine mentale. E quadrati ce ne sono, quadrati io non ne vedo. No, vabbè, sappiamo che non è quella giusta. Lo so. Quadrati io non ne vedo, quindi forse probabilmente il quadrato non c'è. Questa specie di M di corona cosa significa? È troppo difficile. Io questa non la capisco. Ammo munizioni. Ma che vuol dire? Ma allora è un gioco che si basa anche sulle parole, perché poco fa c'era anche il pennello brush. Ammo, ma dall'inglese. Munizioni. No, ragazzi, no, non capisco. E quindi? Ok, l'abbiamo ucciso. È tutto così assurdo, lo penso anch'io. Ma cosa vuol dire? Oh mamma mia, mi sento ipnotizzata anch'io. E chi è ora questo signore? Biglietto, signore. No, non. Biglietto solo andata per la logica. Cosa? Ok, quindi Kay è in treno che starà dormendo. Tutto questo era un sogno. Biglietto, signore. Ma che succede? Ho fatto un sogno strano. Sono sicura che fosse ipnosi. Ma si spera, ma sono su un treno? Lo facciamo un po' siciliano. Sì, signore, perfetto, ok? Ha discendenze, insomma, sicule. E non si preoccupi, arriveremo in America senza inutili complicazioni. Non ha nulla di cui preoccuparsi, ma io mi preoccuperei veramente. Mi sembrate tutti un po' strani. Di cosa sta parlando? Quale America? Fermi il treno immediatamente, voglio tornare a casa. Beh, io direi la stessa cosa. È impossibile, signore, il nostro treno espresso non fa fermate. Ah, bene. Ma posso almeno scrivere una lettera? Devo informare Felice dell'accaduto. La lettera è stata già scritta, signore, devo solo firmarla. Ah, perfetto, bene. Ok. Ti voglio adesso. Ah, scrive? Ok. No. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Forse dobbiamo riempire la key. Ok. No. La B. Ok, ho capito,
dobbiamo cliccare i giusti tasti affinché questa key possa riempirsi nel modo corretto, quindi seguendo i bordi. Quindi io ora mi scrivo le lettere esatte. Allora, mi è sembrato la B, ma mica tanto. Allora, andiamo per ordine. Allora, la E non mi sembra, la O non funziona, la T, la P potrebbe, la A no, la H potrebbe, la X potrebbe, la C potrebbe pure, la B secondo me sì, e la M, oh, non l'ho guardata. Ok, proviamo. Allora, proviamo con la P in base a quello che ho scritto. La P, la H, ok, la X, oh, no, la C, sì, e la B, e la M, no. Allora, devo dire che è molto interessante. Ora facciamo quest'ultimo enigma e se il video vi piace continuo, settimana prossima vi metto magari la seconda parte. Però cerco di risolvere questo enigma. Allora, proviamo P, C, H, M, T. No, quindi la T no. Allora, io ho continuato a provare, ho tagliato perché sono qui da un bel po' di tempo. E allora, abbiamo capito che spostando questa levetta, il foglio, insomma, cancelliamo quello che abbiamo scritto, e questa levetta qui serve per alzare e abbassare il foglio. Allora, le lettere che potrebbero combaciare sono la H, la A, no, allora sono la H e tiriamo su. La T, la A, la E, proviamo a tirare giù e facciamo la C. Ce l'abbiamo fatta! Sono stanca. Qua si sono forse ricongiunti. Fatemi sapere se vi piace questo gioco e se vi interesserebbe una seconda parte, o magari ve la carico la settimana prossima. È abbastanza faticoso, ma molto interessante e molto carino.